Questo programma è offerto da Amadori, Azienda Fiore, Cantine della Marra, Cordisco, Ferrarini, Coniglio Fontana, Pepsi Cola, Mario Costa Gorgonzola Dop, Tonno Nostromo, Ritter Sport. Pago tutto, pago sempre, ma poi penso che non ricevo mai. I demoni odiano la gratitudine. Quantità senza che nessuno se ne accorga mai. Tutto gratis, senza pagare nessuno mai. Tutto gratis. Venerdì, oggi si conclude un'altra fantastica settimana, credo che sia anche l'ultima settimana di febbraio di Casa con V. Oggi? Oggi sono infermiera. Oggi molto infermiera, sì, vero? Però non di notte. Non di notte. Come mai? Non lo so, oggi mi andava di vestirmi sì, con questi toni chiari, visto che tu ogni giorno ripeti che sono una dark lady. Dark lady mi piace. No, però oggi anche sono più light, diciamo. Sì, mi piace. Ok, siamo anche coordinati. A proposito di cose light, oggi il nostro sponsor è il Gorgonzola. Ah, il Gorgonzola. Anzi, facciamolo vedere subito. Eccolo per chi qua. Ci chiamerà dalle 15.30 allo 0881 330035 potrà vincere due vaschette di gorgonzola a Mario Costa da 200 grammi, quindi 400 grammi di gorgonzola, che io ci farei un buon risotto con gli spinaci. E il gorgonzola? Spinaci e gorgonzola. Ah, spinaci e gorgonzola, sì. Il risotto con gli spinaci e il gorgonzola. Sì, perché scoperto. Gli spinaci sono più dolci, mentre il gorgonzola dà quel sapore è un po' deciso, più... Sì. È più deciso, vabbè. Contenta tu, contento che chi mangerà. Tu che cosa faresti col gorgonzola? Lo mangerei e basta così, cioè basta. Mi piace molto mangiarlo così, col pane caldo in Monte Sant'Angelo. Ah, quindi sciolto sul pane? No, proprio così, bagnato e mangiato, tipo va scarpetta. Oggi parliamo di arte. Sì. Parliamo soprattutto anche di salute. Certamente. E di olio d'oliva. Dei nostri ulivi e dell'olio d'oliva, che sono fondamentali, sono poi alla base della dieta mediterranea. Ricordiamo che la dieta mediterranea è patrimonio dell'UNESCO, correggetemi se sbaglio, e lo facciamo con ospiti illustri. Iniziamo. Allora, cominciamo. Io invidio la barba numero uno. E io invidio il cappello. Ecco. Soprattutto perché se lo mettessi io starei malissimo. Sì. E lui è Angelo Pantaleo dell'associazione Creo. L'associazione di promozione sociale, sì. Creo. Benvenuto. Che ricordiamo si trova in via Lustro numero... Numero 3. Numero 3. Grazie. Noi abbiamo già ospitato, perché insomma sono un po' un bel contenitore abbiamo culturale. Ospitato Gianni, che tiene, Gianni D'Emilio, che tiene delle lezioni di chitarra presso la vostra associazione. Daniela Zecova, Pio Siliberti. Certo. Sì. Francesca Sievi, che se non sbaglio Francesca Sievi. Aveva cantato di casa. Francesca Sievi, che posso dire è di quelle che è venuta qui fino ad ora, è la cantante che mi è piaciuta di più in assoluto, tolta ovviamente la nostra cantautrice fantastica che un giorno canterà. Oh! Poi abbiamo Antonio Dellicarri, che è uno scultore. È uno scultore che a Foggia non conoscono ancora in molti, che però è veramente bravo, vedrete. Abbiamo soltanto pochissime immagini, perché poi insomma ci auguriamo di ospitarlo con le sue opere, però è veramente molto bravo e anche giovane, quindi insomma. L'associazione Creo, strada. Anche lui. Anche lui fa parte dell'associazione. Faccio parte anche dell'associazione. Ovviamente, posso dire, visto, cioè per par condicio di lui, invidio i capelli. Cioè, dovevo invidiare qualcosa. Oh, poi abbiamo, poi cambiando argomento, ma in realtà cambiamo argomento, ma partiamo comunque da una
mostra d'arte, una mostra d'arte. Sì. Abbiamo il dottor Marcello Celozzi, che è un agronomo e ispettore dell'ASL di Foggia, benvenuto. Grazie. Il professor Claudio Ciccarone della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Foggia, benvenuto. È una gran facoltà, lo dico sempre, all'avanguardia, che molti ci invidiano, io sono molto contento quindi anche di questa presenza, e poi il dottor Massimo Lombardi, che è medico oncologo dell'ASL di Foggia, benvenuto. E il fatto che si parli di olio e ci sia la presenza di un oncologo la dice lunga su quanto sia importante il nostro olio. Io parlo sempre del nostro olio perché secondo me noi produciamo l'olio migliore in assoluto, e soprattutto in assoluto. Su quanto forse l'olio faccia bene alla nostra salute. Assolutamente, è consigliato dai nutrizionisti, l'olio è fondamentale, ma ovviamente ne parleremo con i nostri ospiti, con i nostri ospiti. Per intervenire in diretta, se vi va, 0881 33 00 35, ricordiamo che siamo in diretta e ci seguono da tutta la Puglia, tutta la Puglia è terra di olio, però per campanilismo io preferisco il mio, poi vedremo cosa preferiscono i nostri ospiti. APS Creo. Momento c'è una mostra, sì, presso questa associazione che si chiama Cuore d'Artista. Cuore d'Artista, eccolo qua. Ben 11, se non sbaglio, sono gli artisti che espongono in questa mostra, e il tema credo sia appunto il cuore nell'arte. Il cuore raccontaci un po'. È il cuore nell'arte, ma in particolar modo celebrare l'amore in tutte le sue declinazioni. Sono 11 artisti molto importanti che hanno espresso, hanno rappresentato attraverso la loro arte, attraverso la propria sensibilità, attraverso il proprio vissuto, un cuore speciale, un cuore d'artista in questo caso, che come diceva Rossella, anche Noemi aveva detto, ha fatto un album che si chiama Cuore d'Artista, infatti l'input è nato proprio da Noemi, l'abbiamo taggata su Instagram. Però ritornando un po' alla mostra, è diventata veramente qualcosa di speciale, qualcosa di molto sensibile, dove ho notato da parte del fruitore una grandissima emozione, sia da parte nostra che l'abbiamo organizzata, che da chi è venuto a vederla, e tenere questo cuore in mano e cercare di volare come il quadro di Gianni Pitta, perché è uno degli artisti che ha partecipato, oppure immaginare questo cuore, l'importanza di questo cuore attraverso l'assenza, e dell'opera di Salvatore Lovaglio, nella quale attraverso le lamine di ferro fa una copertina di un libro, questa copertina nasconde questo cuore, e l'importanza del cuore attraverso l'assenza, quindi tu misuri la presenza del cuore nell'assenza. Vuol dire che per andare a vedere questa mostra ti deve battere il cuore, perché sennò a tutti batte, sì, ma ti deve battere forte il cuore, no? Perché l'emozione. Abbiamo anche, oppure alcune... se non ti batte potresti anche risvegliarlo, sì, andando a questa mostra. Con un defibrillatore, ma questa è un'altra cosa. Poi c'è Leon Marino, che è un artista locale famosissimo, che penso che tutti conoscono, con un ex voto per amore ripescato, quindi anche l'amore si può ripescare, e quindi le possibilità del cuore. È una mostra in cui tutti quanti siamo chiamati a essere ripescati dall'amore. Ricordiamo, è partita il 18? La mostra è stata inaugurata e presentata dalla dottoressa Gloria Fazzia, la direttrice del Museo Civico. Abbiamo avuto una grandissima affluenza, e grazie al buon esito di questa mostra abbiamo deciso di prorogare la data fino al 3 marzo. Al 3 marzo, quindi c'è tempo. Al 3 marzo, nella quale qui stiamo organizzando dei laboratori con l'Istituto San Giuseppe, formare i bambini, formare i giovani di domani attraverso la cultura, perché la cultura secondo me è il primo punto di partenza per qualunque altra cosa. Quindi capire che negli olive, nella terra, nelle proprie risorse ci deve essere un cuore. E quindi noi stiamo facendo questo come associazione culturale, ci mettiamo il cuore, siamo felici di esserci. Vogliamo crescere con la città, con il territorio e con tutti voi, quindi vi ringraziamo. Bellissimo, perché loro hanno iniziato proprio alla grande, cioè da quando c'è stata l'inaugurazione non si sono mai fermati, sempre mostri. Continuino con un cappello d'artista, con lo chapeau, dove c'erano 30 artisti che hanno partecipato,
con 30 cappelli stupendi. Poi abbiamo trattato temi come la prevenzione, temi contro la violenza sulle donne, temi di grandissima attualità. E tra le prossime mostre abbiamo una personale di Leon Marino, abbiamo una personale, una bipersonale di Concetta Russo con fotografia, pittura. E successivamente il 4 di marzo facciamo la presentazione di un libro di un associato di poesie, si chiama Attese. Quindi di Francesco Pipoli. Francesco si chiama Francesco Pipoli. Ah, Francesco Pipoli, lei sa tutto. Tutto. È l'azzurro. Saltiamo di palo in frasca, visto, cioè, sì, questi sono i laboratori di ogni bambino. Li faremo ovviamente vedere, però visto che tu hai parlato di Ulivo, c'è una mostra fino a sabato 4 marzo, lo chiedo al dottor Celozzi, che si chiama A Ulivo, china sanguigna e biacca, omaggio al maestro, scusatemi, Utagawa Hiroshige. Ho detto bene, è di Francesco Aucello. Abbiamo anche delle immagini, quelle con la scritta quadri, ecco, però c'è anche, questo dopo, le immagini con la scritta quadri. Parliamone un pochino di questa mostra che è molto particolare. In pratica noi partiamo come iniziativa del manifesto che faceva appunto scorrere la regia. E appunto dalla mostra del maestro Francesco Aucello a cui faceva riferimento, e in arte R7, che potete in pratica visitare nelle sue migliori espressioni di quelle che sono gli ulivi delle nostre terre, della nostra terra, a partire dalla nostra terra di Puglia e in particolar modo dalla Daunia, e quindi il Gargano e così via. La mostra ha inizio, come dicevo, appunto il 28 scorso febbraio, e il 18 febbraio, mi perdoni, e si terrà e avrà luogo ancora sino a tutto il 4 marzo al prossimo. Museo Civico di Foggia, il cui direttore nella persona di Gloria Fazia ha dato l'opportunità, la possibilità al maestro Francesco Aucello appunto di porre in mostra le sue meravigliose opere. La stessa mostra, dobbiamo dire, che rientra, tra l'altro, ha avuto il riconoscimento come evento inserito nelle celebrazioni ufficiali del 150° anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia attraverso la Fondazione Italia-Giappone. Quindi un riconoscimento, naturalmente, alla nostra terra per mezzo del maestro Aucello, di questa grande opportunità, e cioè quello appunto di vedere le espressioni della natura riprodotte nei minimi termini e particolarità grazie appunto alle capacità. Ricordiamo che del maestro è un maestro della natura soprattutto, no? Che riproduce con la tecnica in china, a partire da quella bianca, dalla bianca al nero, al rosso sanguigno, come possiamo apprezzare in quella meravigliosa opera. In seno alla stessa mostra è venuta l'idea da parte del maestro Aucello di inserire un evento scientifico, appunto quello di cui parlava, certo, vediamo la località. A cui faceva riferimento, dal titolo L'olivo, tra origini tra arte e storia, contemporaneità e scienza, certo. L'olio, essenza degli dei. Noi partiremo dalle radici, se vogliamo, dei nostri ulivi e quindi della nostra terra. E avremo, grazie, come abbiamo visto, alle opere e al contributo del professor Ciccarone dell'Università degli Studi di Foggia, appunto la possibilità di avere le espressioni di cui vi parlavo, cioè quelle scientifiche, artistiche, la vena è quella medico-sanitaria,
cioè gli effetti benefici che derivano dal consumo dell'olio. A volte noi consumiamo l'olio senza sapere quali sono i suoi benefici. Certo, e ce ne sono veramente tanti. Ce ne sono veramente tanti, a partire da quelli funzionali, cioè è un alimento ormai dalle proprietà, appunto, vi dicevo, funzionali, cioè che previene alcune patologie nel campo umano a partire da quelle cardiovascolari. Ma non solo, ma di questo naturalmente... C'è anche il cuore. Non a caso ci ritroviamo qui, appunto, partiamo dalle nostre radici, dalla nostra terra, con le espressioni del maestro Aucello, per poter parlare degli ulivi, ma di ciò che è il frutto dell'olivo, e quindi l'olio in senso stretto della parola, e quindi della sua composizione, gli effetti, di cui ne parleremo ampiamente domani, appunto, nella conferenza presso lo stesso Museo Civico, a partire dalle ore 9 ai lavori, dove vedremo anche la partecipazione di due istituti scolastici, come quello del Fiani Lecisotti di Torre Maggiore, dove alcuni alunni naturalmente parleranno dei progetti svolti nel campo dell'alimentazione, e quindi sulle proprietà non solo dell'olio, ma in particolar modo dell'olio, dato il tema. Certo. E per finire, naturalmente, agli studenti della scuola Padre Pio della città di Torre Maggiore, i quali a loro volta hanno messo in atto progetti di studio finalizzati alla conoscenza dell'olivo. Tanti purtroppo non conoscono, non sanno che l'olio di oliva deriva dalla spremitura a freddo ecco, della drupa, cioè del frutto dell'olivo. Assolutamente. Professor Ciccarone, noi abbiamo diversi, possiamo vantare di avere diversi cultivar di olive qui in Capitanata, no? Quelli più conosciuti, insomma, sono un po' la Coratina, la Peranzana, l'Ogliarola. Ecco, quali sono le differenze tra questi cultivar? Ecco, le differenze tra i cultivar sono anche abbastanza notevoli in termini, diremmo, di contenuto in oleuropeina, quindi quanto l'oliva è amara e quanto è dolce, quanto a morbidità della polpa, quindi aspetti, diremmo, organolettici che ne fanno un prodotto che non solo, diciamo, è pregiato, ma anche diretto per usi differenziati, quindi, diciamo, non tutti gli oli sono abbinabili agli stessi alimenti e con lo stesso felice risultato. E la Puglia ha una varietà veramente cospicua, direi addirittura, secondo alcuni botanici, da ridurre, nel senso che anche per poter avere una buona intesa a riguardo, diremo, della sicurezza fitopatologica del territorio, no? Un eccesso di varietà di cultivar che provengono da ibridazioni locali, da situazioni, diciamo, che creano delle cultivar anche transitorie, nel senso che, lasciate a se stesse, recuperano la forma primigenia, diciamo. Questo crea per il fitopatologo moderno, diciamo, delle difficoltà maggiori per poter applicare le stesse terapie a tutti quanti cultivar. Quindi il catalogo delle cultivar è ricchissimo e ci sono cultivar che sono anche diffuse nel Nord Africa e nel sud della Francia, Spagna, quindi Grecia, quindi, diciamo, che la Puglia un pochino è un luogo nodale per questo commercio antichissimo, no? Che fu originato, si pensa, ai tempi, diremmo, della
della Magna Grecia, e tra le cultivar infatti che ricordo appassionavano di più il mio maestro, il professor Angelo Rambelli di Roma, che era un botanico di qualità, era il biancolilla di Pantelleria. Il biancolilla era praticamente nella forma in cui Ulisse può aver visto gli olivi ai suoi tempi. Perché è un olivo spinoso abbastanza nano come portamento, ma siccome, come ho ricordato in una mia relazione, no, c'è un passo dell'Odissea in cui Ulisse vanta alla moglie il merito di aver costituito il talamo in una ceppaia d'olivo, e che quindi per farsi riconoscere dalla moglie il Laerziade, no? Ulisse dice: donna, sono io l'uomo, il tuo uomo, perché io ti feci il letto, e descrive tutti i dettagli della costruzione, e al ritorno dalla guerra di Troia, no? Ecco, quindi c'è una storia dell'olivo abbastanza complessa, perché sicuramente noi ignoriamo delle cultivar che si sono estinte. Io vengo dalla città di Ravenna e fino al mio arrivo in Puglia mi occupavo prevalentemente di vite. E pensate che nella vite c'è stata una pianta, nel gruppo delle Ramnales, quindi nel gruppo delle viti, diciamo, una pianta che era una vite a tutti gli effetti, ma aveva il portamento di un grande olivo. E questa vite si è estinta probabilmente ai tempi appunto della guerra di Troia. Però il Duomo di Ravenna conserva le porte in legno massiccio, di legno di quella vite. Come si chiama questa varietà di vite? Non si sa, perché non è sia stato mai possibile né vederla né analizzarla, ma solo legno morto, e si ritrova quindi in opera più che morto. Il Tempio di Ravenna ha le porte in questo legno perché furono trafugate dal Tempio di Giove Anxur a Metaponto. E quindi le porte del Tempio, quando fu dato fuoco al Tempio per le invasioni, turche, via dicendo, ci fu un'invasione in cui il Tempio fu distrutto, questo legno fu portato a Ravenna. Ecco, ora, quindi pensate, no, che l'olivo ha sicuramente avuto dei progenitori antichissimi, che avevano delle dimensioni tali da poterci costruire una casetta, un letto, mentre l'olivo naturale, secondo la tradizione botanica, si dice che è stato innestato per le prime volte da berberi nel sud della Spagna. Quindi, e questo sarebbe avvenuto dopo l'avvento di Gesù Cristo, quindi sarebbe stato molto successivo ai tempi di Ulisse. Cosa strana, perché fa vedere che per ottenere gli olivi belli, grandi, produttivi, no, l'innesto è abbastanza importante, e farlo uscire dalla forma cespugliosa. Invece in tempi più antichi, parallelamente esistevano in natura e non innestati olivi monumentali e olivi cespugliosi. Quindi in questo c'è c'è stato anche un certo interesse profondo dei paleontologi, no, per cercare di ricostruire attraverso, purtroppo non è più possibile fare a quanto pare delle analisi di popolazione, perché i reperti sono molto scarsi, quindi non
Ed è un gran peccato. Adesso però noi andiamo in pubblicità, continueremo ovviamente a parlare di Ulivo e di arte con i nostri ospiti. 0881 33 0035 se volete intervenire in diretta, oppure se volete partecipare al quiz. Sinci Gorgonzola, a tra poco. Supermercati Convivi portano a teatro e al cinema. Ogni giorno i telespettatori di Convi TV e di Teledauna, muniti di Fidelity Card che abbiano effettuato almeno 5 euro di spesa, potranno aggiudicarsi biglietti per il cinema, il teatro o l'opera lirica. Nel palinsesto di Teledauna verrà pronunciata una parola chiave. Basta annotarla e comunicarla a Convi sul sito www.convi.it. Ben 120 persone al mese potranno prendere posto a teatro o al cinema grazie all'estrazione quotidiana in diretta a Casa Convi, in onda dal lunedì al venerdì alle 15 sul canale 87 del Digitale Terrestre. I fortunati vincitori verranno nominati in trasmissione e assisteranno allo spettacolo a loro assegnato. Ma non è tutto! Con l'accredito al teatro, al termine dello spettacolo, sarà possibile accedere alle quinte per conoscere gli attori. Fare la spesa da Convi e seguire Teledauna conviene! Supermercati Convi, la differenza in evidenza. Del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dietro delle tagliatelle così ci sono sempre delle ottime uova fresche, di galline ovaiole libere di razzolare a terra e che si alimentano con cereali di qualità, fin da pulcini. Dietro il sapore di ogni piatto c'è tutto il sapore delle naturelle, vere uova italiane. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Ecco le incredibili offerte che trovi solo sul nuovo Convi Magazine. In questo numero,
Quattro chiacchiere in rosso nero con Davide Agazzi. Cucina, ricette di carnevale, le tradizioni locali. Nutrizione, tutte le proprietà del sale. Lifestyle, dormire in un castello. Non è una favola, ma realtà. Tempo libero, Carnevale di Manfredonia. La festa più colorata comincia. E in più gossip, news, attualità, eventi, mostre, sagre nella nostra provincia e non solo. Tutti i tuoi programmi televisivi preferiti. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. Siamo tornati. Oh. Soprattutto io sono tornata. Se avete bisogno di un aiuto potete chiamarmi, perché tanto io oggi sono l'infermiera. Cioè, sento l'infermiera? Ah, sì, sì. Non lo dire due volte, perché poi qua telefonano. Però non so fare le punture, non so fare i prelievi. Che sai fare? No, c'è una telefonata. Sto rispondendo alle telefonate. Ecco, rispondi alle telefonate. Pronto, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Buonasera. Ciao. Oh, sei Lucia da Foggia. Tutti bene? Tutto bene. Yuri, come sta? Dorme. Per fortuna. Per fortuna. Allora, abbiamo una domanda per te. Dove nacque e morì Padre Pio? San Giovanni Rotondo. Dove nacque e poi dove morì? Ah, dove nacque? Aspetta, vicino a Padre Pio, no? Pietra? Pietracina. Brava, e hai vinto due vaschette di Gorgonzola Mario Costa da 200 grammi. Grazie. Sei contenta? Beh, io no, mio marito sì. Ah, cioè, perché tu no? Sarai intollerante al lattosio. No, non lo preferisco. Non lo preferisco, però tuo marito sì. Cosa ci canti? Che cambiamo? Vediamo un po'. A chi? Va bene, a chi? A chi? A chi sorriderò se non a te? A chi, se tu non sei più qui, ormai è finita. Io non ho la voce di però brava, è coraggiosa tra di noi, ma forse un po' della mia vita è rimasta negli occhi tuoi. Bravissima, a chi te l'ha fatto fare? Si è svegliato Yuri. Si è svegliato, ecco, sta cantando. Si è svegliato il cane, vabbè, cioè, ne ha ben dormito. Sta spaventando. Si è spaventato, diciamo. Ne ha ben donde. Grazie mille. Grazie, continua a seguirci, ciao, mi raccomando. Buonasera a tutti. Oh, ciao. Buona giornata. Oh, Antonio, conosciamolo. Questo giovane scultore, tra l'altro parlavamo di Ravenna. Esatto. Tu a Ravenna, hai un legame anche tu con Ravenna. Ho un legame con Ravenna perché esattamente 2 anni fa ho partecipato a un premio, si chiama Premio GAEM, Giovani Artisti e Mosaico. È un premio che era dedicato e rivolto agli artisti under 35, per l'appunto come tema del mosaico, perché Ravenna è un po' la capitale del mosaico. È un premio che ha portato fortuna, perché ho passato comunque la selezione, ho esposto, diciamo, all'interno di questa mostra qui, non mi sono classificato primo. Però ho portato fortuna perché ho potuto donare l'opera al Museo del Mar. E a quanto pare da poco è stata messa all'interno degli annunci, no, come immagine, insieme ad altre opere mosaicate, per il Festival Internazionale del Mosaico, per cui è una città che continua comunque a regalarmi soddisfazioni e battiti, ecco, caso ecco, di dire emozioni, ecco. È giusto. Vediamo un po' di opere, raccontaci un po'. Beh, il mio racconto, diciamo, verte comunque su quella che è la tradizione, la mia terra, proprio per ricollegarmi anche a quello che era il discorso della puntata di oggi, no? Quanto questi sono delle mappine, che in foggiano comunque è un termine che accomuna quasi tutto, certo, il sud Italia, è il canovaccio, no? Certo. Perché, come dico sempre, la religione più diffusa nel sud Italia è il cibo, certo. Poi di conseguenza tutte le altre. E le ho colorate, per l'appunto sono degli agglomerati di scheggia di resina, per cui sono comunque un concetto di mosaicato, ecco. E i colori riprendono
quelli che sono i prodotti tipici della nostra terra, per cui il grano, ecco, queste qua sono per l'appunto quella al grano e quella alla melanzana che ho presentato al concorso proprio del giovane artista in mosaico. Le altre poi abbiamo il melograno, che è comunque un frutto tipico, fa parte della nostra tradizione. Assolutamente. Quelle verde, che alla fine è ambivalente perché sia alle fave che anche all'uliva per l'appunto, certo, che come immagine del territorio è quello del grano e degli uliveti, diciamo, noi l'associamo. E questa invece è Wintacrinus, l'ho soprannominata, è un rimando a una medusa arcaica, proprio per questo doppio rimando tra medusa come gorgone e medusa invece come animale, come gorgone perché era utilizzato come elemento decorativo, certo, per esorcizzare nei tegolatoi o comunque all'interno delle decorazioni delle popolazioni daunia. È bellissima questa cosa, anche perché solitamente quando si parla di mosaico si pensa a qualcosa di lineare, no? Sì. Ecco, in realtà non è così, ci stai insegnando tu oggi. Sì. Questa poi, tra l'altro, sono particolarmente legata perché è stato il punto di partenza di questa ricerca attraverso questa texture scheggiata, come la soprannomino io. Proprio perché con questa qua mi ha portato particolarmente fortuna, perché mi sono riuscito a classificarmi primo a un concorso nazionale di arti a Brescia, primo nella categoria scultura e primo vincitore assoluto nella categoria under 35, per cui mi ha portato particolarmente fortuna. Piccola. Perché dicono tantissime cose che io non so. Cioè under 35 ha detto. È una bellissima puntata questa. Perché oggi sono tutti pezzi grossi, sì, a differenza di me, che al massimo sono un grosso pezzo, ma questa è un'altra cosa. Come è venuto l'incontro con Angelo, con Cleo? Beh, diciamo, noi siamo comunque amici, però al di là dell'amicizia è sempre stata una collaborazione proprio dal punto di vista artistico. Spesso chiedevo consigli a lui e viceversa, no? Proprio che nasce da questa esigenza anche tra gli artisti spesso che abbiamo di confrontarci tra di noi, no? Per vedere laddove funziona. Però un lavoro. La voglio dire questa cosa. Sì. Lui è stato mio allievo all'Accademia di Belle Arti. È vero. Durante il mio primo anno accademico del triennio. Ecco, ma allievo, quindi tu lo hai conosciuto un pochino in tutte le sue fasi, no? Lo conoscevo già prima però, eh? Cosa hai notato nella sua crescita? Antonio è una persona che si appassiona e soprattutto riesce ad appassionare. Io ho notato una grandissima crescita perché lui è partito cercando i volumi, cercando di sperimentare, fino poi a trovare un suo canale e ha colpito, perché tutte quelle schegge poi diventano come delle frecce. E lì ho scoperto un Antonio che era diventato adulto, un Antonio che stava facendo l'artista davvero con umiltà, con serietà, con dedizione e soprattutto con grande impegno, perché fare quei lavori significa metterci tanto impegno, tanto lavoro e grande ricerca, però parte sempre da una ricerca interiore. Te lo sei cresciuto con la mollichella, come si suol dire, no? Ecco. È giusto, insomma, certo. È un talento che va valorizzato. Ma ce ne sono tantissimi come Antonio, quindi certo. vanno scoperti, vanno valorizzati e dare a tutti il giusto spazio. Quindi Creo nasce proprio per questo, per dare dignità agli artisti, per dargli il giusto spazio, per dare una vetrina decorosa, perché non si poteva esporre più dentro gli scantinati. Certo, poi tu ci insegni che da Foggia si può fare. Ecco, non c'è bisogno di andare via. Io sono scappato sempre, quindi prima a Barcellona, poi a Roma, poi a Milano. Quindi ritornare a casa e fare le cose a casa mia è un grandissimo punto di partenza. Senza me, la Lyon a Carapelli. Pronto. Chi si chiama? Pronto, ciao Piero, ciao Sara. Ciao. Un piacere, piccolo. Raffaella, un piacere, piccolo. Hai indovinato. Abbassa il volume del televisore. Volevo salutare i vostri ospiti. Sì, però scusa, aspetta. Abbassa prima il volume del televisore e parla con noi attraverso il telefono. Poi puoi salutare chi vuoi. Pronto? Fatto? Sì. Brava papà. Allora, chi vuoi salutare? Piero, senti. Volevo salutare i vostri ospiti. Ah, bene, è una bella puntata, no? Sì, abbastanza. E ne sentirai ancora delle belle, ne sentirai. Tu fai uso di olio d'oliva? Uso nel senso come droga? Allora sì, abbastanza. Se lo inietta. Sì. Uso l'olio d'oliva. Cosa, scusa?
Dicevo, appena acceso, prima il canale non si vedeva. E quindi? Cioè qui, quindi adesso questo inficia il tuo uso di olio d'oliva? No, quindi praticamente non ha seguito bene quello. Oggi parliamo, oltre che di arte, anche di olio, olio, olive e olio. E ulivi anche. Non te ne frega. Ok. Ma l'olio è molto buono. Va bene, va bene. Allora, c'è una domanda per te. Quali sono le province della Basilicata? Ma chi le fa queste domande? Chi le fa? Mamma mia, sai che non mi viene, lo so, ma in questo momento non mi riesco a ricordare. Sono due. Una è la capitale della cultura. Matera. Matera. E una è l'altra. Capoluogo di regione. Molto forte, è proprio una... È così forte che è una potenza proprio. Potenza. Potenza, brava, brava, brava. Hai vinto due confezioni. La geografia, di dobbiamo conoscere i professori. Gorgonzola Mario Costa da 200 grammi, quindi 400 grammi di gorgonzola. Ti piace il gorgonzola? Tantissimo. Oh, meno male, mi fa piacere. Ecco, adesso ci devi dedicare, soprattutto ai nostri ospiti, una canzone. Ti prego, moderna. Sì, stavo pensando che canzone devo fare. Va bene, Laura Pausini? Va bene. Grazie, ti voglio tanto bene. Vabbè, ma tu... Laura Pausini, Gigi D'Alessio e quella e Tiziano Ferro sono banditi da questa trasmissione. Guarda, sappiatelo. Ma una canzone di Giorgia, ti va bene? Va bene. No, no, meglio Laura Pausini. No, sei. Sì, va Giorgia, bene. Giorgia. Basta che Giorgio cambi... Lapausini, quale volete? Quello che vuoi, perché cioè lui sta invecchiando nel frattempo. Allora, vai. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Laura Pausini. Credimi se puoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Qui. Bravo. Dalle cose che ho qualcosa di più che non ho avuto mai. Hai bisogno di vivermi di più. Brava, brava, una bella cosa. Brava, hai fatto bene a interrompere. Brava, brava. Complimenti, Raffaella. Grazie. Raffaella, devi andare in via Lustro, perché c'è Angelo che ti attende, vuole sentirti cantare. Sei bravissima, Raffaella. Ecco. Grazie, troppi complimenti. Ecco, portaci una fetta di gorgonzola. Per quello ti attende. Per quello. Va bene, grazie mille. Grazie a voi, forza Foggia. Forza anche Forza Foggia, vabbè. Oh, dottor Lombardi. Abbiamo parlato dell'olio, delle cultivar, però ecco, parliamo dal punto di vista medico di quello che è l'olio. Io parlo sempre di olio extravergine d'oliva, ovviamente. Sì, come diceva poco fa il dottor Celozzi, l'olio è visto come una sostanza, un alimento funzionale. Cioè un alimento funzionale si intende qualsiasi alimento che è capace di poter influire sulle funzioni fisiologiche del nostro organismo in modo tale da evitare l'insorgenza di patologie. Da molti studi ormai emerge che i paesi che si affacciano sull'area mediterranea, quali Spagna, Grecia, Italia, hanno una mortalità anche per malattie cardiovascolari un tantino più bassa rispetto ai paesi del Regno Unito, ma anche quelli degli Stati Uniti d'America. Questo perché molto probabilmente, ovviamente, come si diceva, si decantava prima, fanno uso di una dieta mediterranea ricca di fibre e ricca appunto anche di olio. Olio che dalle nostre latitudini prevalentemente, o meglio i grassi dalle nostre latitudini derivano prevalentemente appunto dall'utilizzo di olio. Olio d'oliva. L'olio d'oliva ha delle qualità indiscutibili, o meglio i componenti dell'olio d'oliva che riconosciamo è nell'acido oleico, che è un acido monoinsaturo, ma anche nei polifenoli che danno alcune caratteristiche all'olio, il sapore amaro, l'astringenza, ma anche
la capacità, hanno un potere antiossidante, quindi evitano anche appunto patologie legate alle, diciamo, al processo all'invecchiamento. Certo. Quindi viene da sé che i componenti dell'olio d'oliva possono agire in maniera benefica e quindi favorevolmente su patologie cardiovascolari, riducendo l'ateromatosi delle arterie. Quindi. Ma hanno anche, e qui vengo un attimino al punto di mio interesse, ovviamente hanno anche un effetto antiproliferativo. Ci sono oggi studi, ho fatto una revisione della letteratura, molti studi dove i componenti polifenolici dell'olio possono esercitare un effetto antiproliferativo, quindi riducono la proliferazione cellulare in alcune neoplasie, tant'è che sono stati studiati su sistemi cellulari in vitro, ma anche in alcuni casi anche in vivo su ratti, ovviamente, su cavie. Si è visto che sia alcuni componenti polifenolici, quali l'idrossido risolo, oppure oleuropeina o lo stesso acido oleico, possono indurre una riduzione della proliferazione cellulare, ma anche possono indurre quella che è poi la morte cellulare nelle cellule neoplastiche, quindi l'apoptosi, attivando tutto un sistema enzimatico all'interno della cellula che in quel momento si sta moltiplicando. Ovvio che i sistemi studiati sono stati prevalentemente quelli del colon retto, della mammella, che sono i grossi big killer in ambito oncologico, ma anche nella prostata si è visto un effetto positivo, ma anche nei tumori, nell'epatocarcinoma. Questo assumendo una dieta... Allora, questo che le sto dicendo adesso sono ovviamente studi fatti su sistemi cellulari. Ora, sarebbe veramente interessante poter avviare una ricerca traslazionale, cioè quella, quella di prendere i risultati ottenuti in vitro e su modelli murini e trasportarli ovviamente in clinica. Necessiteranno di studi clinici ben disegnati, studi di dose finding, cioè di ricerca della dose. Ma poi in ambito oncologico c'è anche un altro piccolo cosa che mi ha affascinato molto, cioè in alcuni tumori, soprattutto quelli della mammella, i polifenoli riescono a inibire l'overexpression di un certo recettore che si chiama R sulla superficie cellulare. Questo ci dice che una ricerca clinica studi questo fenomeno possa essere utile in termini proprio di terapia, perché potrebbe diciamo funzionare in sinergia con i farmaci che noi usiamo quotidianamente appunto nel curare queste malattie. Quindi i risultati quantomeno di laboratorio sono veramente promettenti e dovremmo forse diciamo trasportarli in maniera un pochino anche celermente, avviare degli studi che possono poi vedere quali e come utilizzarli nella pratica clinica. Certo, diciamo breve-medio periodo. Un breve-medio periodo no, sono abbastanza lunghi. Ci vuole un po', perché deve passare attraverso appunto sistemi murini, quindi nelle cavie, e poi di qui puoi pensare di attivare degli studi anche. Però sono interessanti come studi. È affascinante. Insomma, come sapere... per esempio c'è uno studio osservazionale molto bello sul tumore del colon retto, dove si sono studiate le abitudini alimentari, cioè c'era un braccio dove c'erano delle persone che utilizzavano prevalentemente dieta a base di carni grassi, vegetariani, gente che utilizzava solo esclusivamente del pesce, gente che aveva una dieta varia, come quella mediterranea, che utilizzava appunto carne, pesce, frutta e olio d'oliva. Si è visto che nei primi, cioè negli utilizzatori di carne, diciamo anche piuttosto grasse, poteva esserci un incremento dell'incidenza del tumore del colon retto. Nei secondi, cioè negli utilizzatori abituali di pesce, non c'era una correlazione in senso positivo con il tumore del colon retto. Nei vegetariani invece si aveva una riduzione dell'incidenza. Ma qui non si sa bene se dipendere dalle qualità antiossidanti delle fibre dei vegetali o in realtà perché non si assuma carne. Quindi questo non è ben noto. Però invece nella dieta mediterranea, dove praticamente la dieta è varia con l'assunzione di carne, pesce, fibre, eccetera, l'aggiunta di olio d'oliva riduce
nettamente il rischio di tumore del colon retto. In realtà noi potremmo considerarci avvantaggiati rispetto ai nostri connazionali del nord, che invece dell'olio d'oliva fanno utilizzo soprattutto del burro? Beh, certo, lei sa bene che questi grassi idrogenati solidi possono creare delle placche ateromasiche a livello delle carotidi oppure anche a livello delle coronarie. Certamente, quindi l'olio d'oliva sicuramente protegge da questo tipo di danno ossidativo sulla parete intimale dei vasi. Quindi sarebbe da incentivare il consumo di olio d'oliva. Di olio d'oliva. Comunque, adesso che tu dici tanto vegani, però c'è qualche beneficio. Adesso non io non sono vegano e non me ne frega niente di quello che pensano gli altri. Cioè, io non vado a dire a un vegano: no, devi per forza mangiare la carne. No. Vegani, fate. Ma vegani. Abbiamo detto che la dieta mista, cioè carne, pesce, è la migliore. È quella migliore. Sperimentandolo sulla mia pelle, quando ero vegana, non avevo mai mal di pancia, mai. Cioè, vivevo benissimo. Adesso che ho ricominciato a mangiare normalmente, purtroppo mi capita spesso di avere il mal di pancia. Vedi, bisogna approfondire. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Salve, lei... Ciao a tutti. Lei mangia torcinelli? Sì. Con chi parliamo? Assume olio d'oliva in grandi quantità. Con Bartolomeo. Bartolomeo, vabbè, tu poi sei in una zona di olio buono, no? Perché sei a Troia, sì. No? Sì, sì. Ecco, avete un ottimo olio, vero? Confermate? L'olio a Troia, insomma, è buono. L'olio, è buono tutto. Bartolomeo, l'unica cosa che non è buona è... No, non l'avrei mai detto. Allora, Bartolomeo, c'è una domanda per te. Allora, sì. Orzo, basilico, prezzemolo. Quali di questi è un cereale? L'orzo, era facile. Bravissimo, hai vinto due vaschette di gorgonzola a Mario Costa da 200 grammi, quindi 400 grammi di gorgonzola. Grazie. Sei contento? Sì, sì. Massacraci adesso come la tua voce. Sì, l'olio lo faccio io. Lo fai anche tu l'olio? Sì. Ecco, chiediamo con quali olive... Raccontaci un po'. Che varietà? Con le quaratina, leccina. Quaratina, leccina. Speranzana, un po' di tutto. Un po' di tutto. Faccio una miscela. Fai una miscela. Non è secondo me, la miscela non è proprio il massimo, no? Ma è vero? Dipende dai punti di vista, dipende. Anche dalle abitudini un po' culinarie e alimentari. Cioè l'olfatto va abituato, va compensato, va per certi aspetti. Per esempio la cultivar a cui faceva riferimento Bartolomeo, la coratina, seppure sia la cultivar che contiene il maggior contenuto, spicca per il suo elevato contenuto in polifenoli, quindi gli antiossidanti di cui parlava il dottor Lombardi, sì. Purtroppo non matura. Nel tempo, nel senso che all'olfatto, alla degustazione, quindi al sapore, resta sempre quel carattere piccante, spiccatissimo, difficile da allontanare nel tempo. Grazie alla miscela o alla lavorazione, meglio dire, di olive, quindi drupe provenienti da altre cultivar come il lecino, questi compensano naturalmente quel carattere amaro, spiccato, che è tipico della coratina dovuta al maggior zelo. Da qui la produzione di oli, i cosiddetti blend, che derivano da più cultivar e non i cosiddetti oli monovarietali derivanti da un'unica cultivar. Bene, hai visto Bartolomeo, hai avuto anche la conferma che sei bravo. Adesso ha vinto, quindi deve cantare. Hai vinto. Prego. Per sfatare il mito che sei bravo, canta, va? Oddio, non mi viene in mente niente. La canzone che ha vinto Sanremo, dai. Quello scimpanzella. Quella dello scimpanzella. Dai, cantami una a caso.
quello di gira il mondo gira nello spazio senza fine, con la gioia e col dolore, per gente come te il mondo non si è fermato mai un momento. Vabbè, avanti, no, ma no, arriva no, il mio arrivo Jimmy Fontana. Sì, sì. Meno male, se no si rivolterebbe nella tomba. Jimmy. Grazie Bartolomeo. Grazie. Anche la parte di Jimmy Fontana. Bravo, bravo Bartolomeo. Vabbè, se in questo momento Jimmy Fontana stava riposando, sì, si è riposato nel letto. Sì, sicuramente turbato, turbato. Va bene. È grazie. Arrivato un momento. È prima arrivato di un momento. Sì, regaliamo. Facciamo un regalo ai nostri telespettatori. Due biglietti per il cinema, due per il teatro e due per la lirica. E vediamo un po' come si fa. Come si fa a partecipare? I supermercati Convivi portano a teatro e al cinema. Ogni giorno i telespettatori di Convivi TV e di Teledauna, muniti di Fidelity Card che abbiano effettuato almeno 5 euro di spesa, potranno aggiudicarsi biglietti per il cinema, il teatro o l'opera lirica. Nel palinsesto di Teledauna verrà pronunciata una parola chiave. Basta annotarla e comunicarla a Convivi sul sito www.convivi.it. Ben 120 persone al mese potranno prendere posto a teatro o al cinema grazie all'estrazione quotidiana in diretta a casa Convivi, in onda dal lunedì al venerdì alle 15 sul canale 87 del Digitale Terrestre. I fortunati vincitori verranno nominati in trasmissione e assisteranno allo spettacolo a loro assegnato. Ma non è tutto! Con l'accredito al teatro, al termine dello spettacolo, sarà possibile accedere alle quinte per conoscere gli attori. Fare la spesa da Convi e seguire Teledauna conviene! Qui gli accreditati di oggi sono ben 48, sono ma vediamo 48. Grazie a Piero la mitica grazie ai nostri potenti, grazie ai nostri potenti mezzi vi facciamo vedere oggi per un mio errore non c'è la lista, ma non fa niente. Vabbè, la lista qui. C'è soltanto che siamo tornati. Aspettate, un po' indietro ora, nel tempo. Grazie ai miei potenti mezzi faccio io direttamente così, ecco. Siamo tornati un po' indietro nel tempo, adesso utilizziamo solo cartaceo, okay. Niente computer, basta. Niente computer, 48 sono anche le palline ovviamente, sì. Vediamole, eccole qua. Le prime 30 ce le ho io. E le altre ce le ho io. Comunque devo dire che io in realtà mi sono vestita di azzurrino perché volevo fare tipo il camaleonte. Mi mettevo qui sulla parete, che è celeste, e sparivo. Però in realtà non ce l'ho fatta. Tu abusi di olio. Olio. Oh. Vabbè, allora, sì, va bene. La, l'urna di canapa. Eccola qua, è vuota. La vediamo, okay. È vuota. Inseriamo le palline. Chiudiamo. Ok. Allora. Una mescolatina. Come si fa con le olive invece quando si devono schiacciare? C'è il frantoio, quindi si premono. Con i piedi no, non c'è, okay. No, quella è l'uva. Quella è l'uva. Sì, quello che stai facendo così è il polpo al porto di Bari, quello così, è un'altra cosa. Allora, regaliamo due biglietti per lo spettacolo del 5 marzo che si terrà al Teatro Reggio di Capitanata alle ore 20:30 a cura della compagnia teatrale Enarchè. Lo spettacolo si chiama Emmo. Emmo. Emmo, chi estrae la pallina? Prego. Dai, vieni a estrarre la pallina. Dai. Dai. Attenzione al microfono. Vai. Vai, sì. Prego. Emmo, che numero? Facciamo vedere la televisione. Sì, sì. Il numero 40. Numero 40. 40. Gerardo Russo. Grazie. Puoi Gerardo andare Russo. Al Teatro Reggio di Capitanata il 5 marzo a vedere Emmo. Emmo. Eccolo qua, Gerardo. Ah, quindi Russo. Tu fai la lista vivente. Sì, faccio sì. L'uomo lo metti sandwich. Nel curriculum. Ovviamente, ovviamente. Adesso due biglietti per lo spettacolo teatrale che si terrà presso il Teatro Umberto Giordano. Il 9 marzo. Marzo di Madama Butterfly a cura degli amici della lirica. Chi vuole estrarre? Chi vuole non verrà mai nessuno, come a scuola. Io offro, no? Cioè, offro volontario. Va dai. Bene, ecco. Il nostro scultore. Prego, prego. Ah, ma è alto! Sì, un pochino. Sì. Vediamo. Numero 7. Numero 6, il mio numero portogallo. Anna Russo, tutti russo vincono. Anna Russo, puoi andare il 9 marzo a vedere Madama Butterfly al Teatro Umberto Giordano. E adesso vorrei chiamare un aiuto da casa.
Da casa? Sì. In realtà lì non l'abbiamo mai vista, però io mi sento sola qui tra tanti maschi. Vieni, vieni, vieni. E vorrei che estresse lei la pallina. Sì, lei è la fotografa ufficiale. Come ti chiami? Giuliana. Giuliana. Allora, Giuliana. Prego. Puoi regalare due biglietti per uno spettacolo a loro scelta presso la Città del Cinema da lunedì 46. 46. Laura De Michele. Laura puoi De andare, Michele. Grazie. Oh, puoi andare alla Città del Cinema da lunedì a vedere uno spettacolo a tua scelta. Ok, vediamo la lista. Cioè, addirittura l'aiuto da casa. E beh, mica solo Gerry Scotti. Ma fantastico, fantastico. Tanto qui la pelata ci sta, quindi... Grazie, grazie, grazie. Allora, adesso voglio ricordare ai nostri telespettatori che dovete chiamarci dalle 17 di oggi fino alle 17 di quest'oggi, perché oggi è venerdì, al numero 335-7985-998. Cioè, in pratica ci devono chiamare alle 17. Per dire sì, ci dovete chiamare per dire che siete voi i fantastici vincitori di Convica Spettacolo. Se non ci chiamate, perdete i vostri biglietti. Poi non vi arrabbiate perché noi non possiamo farvi più nulla. Bene, ok. Vogliamo sapere un po' di progetti di Creo, perché voi avete terminato... Tu hai un progetto. Sì, la prossima volta... Voglio qui, un attimo, Anna Altamura, che è la vicepresidentessa dell'associazione Creo. Ok, allora, quindi invitata ufficialmente. Ok, ok, ma Anna sa tutto, ma sa tu, Anna Altamura, ma sai tutto. Ok, vabbè. Magari vieni Anna a raccontare i prossimi progetti. Assolutamente. Si è salvata in calcio d'angolo. Ah, no, verrai anche tu, insieme, verrai anche tu. Allora, pronto, pronto. 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 Ah, è una voce amica. Lei è una ragazza, sì, chiamata Lucera Alessia, e sarà il nostro ospite. Ma sa tutto. Prima che poi. Sto a fare qui? La sorella di Martino. Ciao Alessia. Abbiamo anche gli stessi capelli. Sì. Non sei venuta giovedì perché tuo padre non ti poteva accompagnare, però noi ti aspettiamo sempre. Certo, certo, infatti ho detto che ho mandato un messaggio con scritto che vi farò sapere il più presto possibile perché ci tengo, Sara. Cioè, come le star, hai visto? Anche noi la Lady Gaga di Lucera. Allora, c'è una domanda per te. Sì, allora, in che giorno della settimana si celebrano le ceneri? Io ti dico anche che è il nome di una componente della famiglia Adams. Venerdì. Aspetta, calmati, no, oggi è venerdì, volevi dire, oggi che è venerdì, tu invece, cioè, sei andata due giorni più in là, allora ripetiamo bene, perché forse non hai letto bene la domanda. Mercoledì, bravissima! Hai vinto due vaschette di gorgonzola Mario Costa da 200 grammi, quindi 400 grammi di gorgonzola. Almeno una fetta me la sono meritata io, sappilo, sappilo. Sì, io ti ho detto mercoledì della famigliata. Anche lei, metà e metà. Oh. No, allora, me non piace il gorgonzola. Cantaci una canzone. Lei sa cantare. Sì, ti canto una canzone nuova di Sanremo. Come si chiama? Mica la Pausini sta a Sanremo. No. Okay. No. Una di Sergio Silvestre, si chiama Con te. Ah, bella, bella. Ok. Inizio? Prego. Vai, svolgimento. Così, vai via, non lo so, è colpa mia. Non c'è poesia, c'è uno spazio vuoto dentro, è casa mia. Solitudine di una malattia che è mia, mia, mia. Basta. E ritornello, non lo fai? Aspetta. Con te ho nato le mie lacrime. Il resto della canzone lo ascolterete la prossima volta perché Alessia verrà in trasmissione da noi. Brava! Brava! Brava, brava, brava! Oh, allora, grazie, grazie, grazie. Stavo dicendo le prossime vostre iniziative perché insomma non state mai fermi. No? La prossima iniziativa è la presentazione del libro di Francesco Pipoli che si chiama Attese. E questa sera c'è una serata speciale organizzata con i ragazzi dell'Arci Le Bigotte per celebrare proprio l'amore in tutte le sue declinazioni e creare un unico grande love collettivo.
Quindi chi volesse venire questa sera... Cosa farete precisamente? Questa sera ci sarà... Si balla. Ci sarà un po' di DJ set e ci saranno dei momenti di musica e teatro con delle, la lettura di alcune poesie, quindi, ma è giusto il pretesto. Ecco. Che, per festeggiare che... il carnevale. Per stare insieme, certo. Per festeggiare la vita, perché la vita va festeggiata con altra vita, bisogna celebrarla con altra vita. Ecco, bellissimo. Commentiamo insieme a tutte e due le fotografie. Oh, questo sei tu in versione io con Gesù nel Getsemani, diciamo. Bacco. Ecco, per Bacco. Ecco, no. Raccontaci un po'. Col gatto, perché c'ho praticamente un cappello che l'ha fatto Luciana Vita con chapeau, manca un pezzo. Che è questo deportato calabro che è diventato un po' il mio personaggino con i bambini, con il quale mi diverto a illustrare la parte teorica e poi arrivare poi alla parte dell'elaborato, dello scrivere, del lavoro finale, elaborato finale con i bambini, quindi l'aspetto ludico, l'aspetto gioioso. Vediamo un po', ecco, questi sono i bambini che i bambini, disegnavano e scrivevano, immagino. Disegnavano, scrivevano. Quanti cuoricini! Sì, è pieno di cuori. È bello, perché dopo San Valentino, diciamo, bisogna aspettare un anno prima di vedere... È una dolcezza incredibile, quasi da diabete, diciamo. Quasi da carie. Sì, ecco, andiamo, ecco, guardate che bello, queste sono tutte le opere... Cioè, questa l'ha fatto un bambino, questa qui. Questa l'ha fatto un bambino della seconda elementare. Particolarmente intelligente, se devo dire. No, ma ha un futuro, è bellissima. Sì. Mi piace. Anche questo. Si indicherà SGFV. Non lo sappiamo. Sara. Bisogna mettere a frutto la fantasia, certo, bisogna volare con la fantasia. Insomma, ecco, guardate quanti... E questo è l'albero, questo albero spoglio, che è diventata la primavera di Creo. Noi abbiamo portato nella nostra associazione una grandissima primavera, fatta di tutti questi cuori, di tutta questa vita, da tutta questa energia. Che... Oh, invece Antonio, quando lo vedremo in mostra? Antonio ci sta lavorando. Ci stai lavorando? A breve vedrete all'interno sia dell'associazione che anche da altre parti. Quante opere hai prodotto fino ad ora? Dunque, c'è cioè la serie della Mappine, la serie del Vintacrinus e la serie delle Mante, che sarebbero queste pelli animali che sono le opere più belle che ho fatto. Però per hai lavorazione... un bel po' di materiale, insomma. Per me è poco, diciamo, però è in tutto quanto in fieri, ecco, tutto quanto in progress. Sempre logicamente materiale che parla della mia terra, perché quella è l'identità che voglio dare, la chiave, il racconto che voglio dare della mia scultura e della terra. Lui ha fatto un processo, diciamo, inverso, è tornato alle sue origini per raccontare, far vedere gli altri, educare in questa terra qui. Io attraverso lui, attraverso altre realtà, faccio il processo inverso. Parlo della mia terra fuori. Bene, che c'è un'altra telefonata? Sì, l'ultima, credo. L'ultima, pronto? 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 Salve. Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Ci alzate l'audio in studio? Sono Marco. Marco, è la prima volta che ci chiami, Marco? Sì, è la prima volta. Da dove? Da Foggia. Da Foggia. Puoi avvicinare la boccuccia alla cornetta. Ma è colpa anche mia, cioè. Perché non ti sentiamo senti adesso? Bene. Ecco, già un po' meglio. C'è una domanda per te. Sì. Pasquale Zagaria è il vero nome di quale attore italiano? Di Lino Banfi. Bravo. Bravissimo. Bravo. Hai vinto due vaschette di gorgonzola Mario Costa da 200 grammi, quindi 400 grammi di gorgonzola. Sei contento? Ok, grazie mille. Oggi e adesso devi cantare. Lineare, lui non è, devo non cantare. Si scompone mai. Sì, cantaci Marco, devi cantare. Devo cantare una canzone a piacere? Sì. Del tuo artista. D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non ci porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Rose rosse per te, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sai. Cosa voglio da te? Bravo, ma si chiedeva, ma tu quanti anni hai?
Io 38. 38 e canti Rose Rosse, ma fantastico. Ma chi è il tuo cantante preferito? A mio è Antonio Venditti. Ah, è Venditti. È no, vi prego. Sei quello che lei odia, bravo. Vi prego. La canzone di Venditti. Grazie per averci chiamato, grazie per averci chiamato. Nel convegno si parlerà ovviamente anche di sicurezza alimentare, immagino, no? Ecco. Sì. Nella fattispecie, nelle relazioni che verranno trattate dagli illustri relatori e convenuti, per la parte naturalmente relativa alle, come vi dicevo, vi anticipavo, della composizione chimica degli oli, dei nostri oli, non dobbiamo trascurare l'aspetto del controllo parassitario che accade e che deve essere necessario per combattere alcune patologie e avversità naturali nell'olivo, che provengono dalle condizioni pedoclimatiche avverse appunto alla pianta. Tipo, c'è stata la tipo la mosca olearia, oppure malattie come l'occhio di pavone, famigerato occhio di pavone, una malattia crittogama dovuta a un fungo. Da qui controllo attraverso o i mezzi naturali e quindi fisici, come trappole feromoniche, oppure il ricorso, ahimè, ancora oggi si fa tanto ricorso alla chimica e quindi al controllo attraverso gli anticrittogamici nel caso dell'occhio di pavone, oppure nel caso della mosca olearia, Dancus ole, attraverso ancora, ahimè, l'uso di esteri fosforici, seppure abbiano una bassa residualità, bassissima livello residuale, in quanto sono altamente idrosolubili, questo tipo, e quindi vengono allontanati per mezzo delle acque di vegetazione. Per cui bisogna stare attenti, particolare attenzione e cura nell'uso sostenibile appunto dei fitofarmaci. Rispettare i tempi di latenza e quindi la distanza che passa nell'arco temporale dal trattamento, per la tipologia del prodotto che si è utilizzato, alla raccolta e quindi alla trasformazione, alla lavorazione delle olive. A volte si trascura questo parametro, questo tipo di aspetto. Per cui si assiste oggi a un anticipo, ad esempio, della raccolta, in quanto si vuole produrre per forza il famigerato, il verdone cosiddetto, no? che è un olio che deriva dalle olive raccolte a partire dai primi di ottobre, addirittura si comincia oggi a raccogliere l'oliva. E quindi a discapito naturalmente della pianta, sì. In quanto abbiamo, non solo da un punto di vista economico, con una scarsissima resa in termini di rapporto peso e quindi resa in olio estratto dalla drupa, ma a discapito e a danno anche della pianta, in quanto la pianta, abbiamo detto, è un organismo vivente, una creatura, e quindi come tale segue un ciclo vitale e quindi necessita di completare il ciclo, e il cui completamento dello stesso avviene per esempio per mezzo di un giusto rapporto di carica fitoormonica, cioè i cosiddetti ormoni che vengono prodotti dalle piante, degli esseri vegetali. Quegli ormoni che consentono la produzione dei composti antiossidanti, i polifenoli a cui faceva riferimento il professor Ciccarone, e quindi grazie a questo tipo di rispetto, se vogliamo, del ciclo naturale, se vogliamo, della pianta,
dobbiamo esercitare la raccolta della drupa, delle olive, nella giusta epoca, cioè allorquando l'oliva, la drupa, si presenta di una pezzatura che si dice invaiata, cioè non è verde, non è completamente matura, cioè è il periodo ideale, è l'arco temporale in cui quei famosi antiossidanti di cui parlavamo migrano, trasmigrano, vengono prodotti a livello fogliare, quindi laboratorio naturale per eccellenza, la famosa fotosintesi clorofilliana che ci permette di produrre sostanze organiche. E con essa chiaramente troviamo i composti organici come i polifenoli. Questi all'epoca della maturazione, in prossimità dell'invaiatura delle olive, vengono, come vi dicevo, raccolti nell'oliva. Non dimentichiamo che l'oliva è rappresentata da una polpa, ma anche da una parte riproduttiva, cioè il seme, certo, dell'olivo. E nel seme, naturalmente, vengono traslocati, vengono accumulati tutte quelle sostanze necessarie a mantenere in vita l'embrione dell'olivo, dell'olivo. E quindi, naturalmente, tutta quella carica ormonica, ma di antiossidanti che proteggono appunto dall'invecchiamento le cellule embrionali del seme. Ecco le virtù, le capacità dell'olio e dei composti che esso contiene. Queste sostanze, in prossimità dell'invaiatura, appunto vi dicevo, vengono trasportate, come l'oleuropeina ad esempio. L'oleuropeina è contenuta in massima parte nelle foglie, sino al 90% esclusivamente nelle foglie. Solo con la maturazione una parte piccolissima, dal 5 all'8%, ma anche di meno, viene traslocata, viene trasportata dalla pianta, quindi accumulata nella drupa. E quindi dall'estrazione possiamo apprezzarla e averla naturalmente nell'olio. Quindi una componente indispensabile, importantissima per i benefici e gli effetti nutraceutici e naturalmente di antiossidanti, di prevenzione all'invecchiamento delle cellule naturalmente nell'uomo. Certo. Professor Ciccarone, è accaduto e accade ancora con l'uva, è accaduto e accade con l'olio. Noi abbiamo la nostra uva del tavoliere, il Nero di Troia, che per anni, prima di ottenere la DOC, è stata utilizzata per tagliare vini, grandi vini del nord. Accade lo stesso con il nostro olio, che viene utilizzato per tagliare oli del nord, che però forse vengono pubblicizzati meglio. Ecco, perché avviene questo quando si parla di olio? Perché nel nord dell'Italia hanno bisogno di tagliare il loro olio con il nostro? E dunque, questa domanda ha delle basi più, diremmo, merceologiche. È più marketing questo, di no? Marketing. In parte, diremmo, l'olivo al nord ha delle difficoltà perché, come sapete, diremmo, è una pianta tendenzialmente termofila che ha la massima estensione. Si dice che praticamente siano rimaste una piccola popolazione di olivi in Galles, ma a mano che ci si sposta verso il nord, diremo l'olivo trova condizioni sempre più difficili per riuscire a produrre bene. Quindi in un certo senso è evidente che le piante, questo sarà oggetto della mia relazione di domani, le piante non muoiono in condizioni difficili, ma si mettono in una forma di stand-by, cioè di attesa del cambiamento delle condizioni. In queste condizioni di attesa noi vediamo spesso, per esempio, noi ci riempiamo le case di piante tropicali,
di cui non vediamo mai frutto e mai fiore, no? E questo perché? Perché la pianta non è nelle condizioni di vita ideali per poter... Questo vale anche per l'olivo. Tenete presente che è stato detto più volte che l'olivo è una pianta rustica. Però per Pignatti, che è stato il nostro più valente botanico del dopoguerra, diciamo, è una pianta ruderale. Vale a dire, lei vive già in condizioni, diremo, eroiche. Quindi il punto, diremo, che è molto preoccupante attualmente è proprio il fatto che stanno cambiando le condizioni climatiche ed ambientali. E l'olivo, che era in condizioni già piuttosto limite, si trova in difficoltà anche al sud d'Italia. Non ci scordiamo, diciamo, che in Liguria c'è una buona, diremmo, concorrenza, e anche dalla parte di Marsiglia in Francia, nella zona, nel meridione in Provenza, l'olivo è ampiamente rappresentato, e anzi ricordo che il signor Augello ha parlato di Van Gogh nella sua relazione di presentazione, che cita l'olivo in Provenza come, diremmo, a Saint-Rémy en Provence lui dipinse degli olivetti pur presenti in Francia, ma indubbiamente, ecco, il Mediterraneo, il bacino mediterraneo ha una funzione di mitigazione degli sbalzi di temperatura, che consentono anche in paesi abbastanza settentrionali come la Provenza o la Liguria di fare olivo. Tenete, per darvi un'idea, no, di quanto è chiara questa situazione, se voi invece andate lungo l'Adriatico, essendo la zona est dell'Italia vicino a un mare molto meno profondo del Tirreno, quasi chiuso, e quindi avete uno scarto di temperatura dalla costa tirrenica alla costa adriatica di anche 5-7 gradi d'inverno, no? E infatti l'olivo sull'Adriatico non riesce a salire più delle Marche o di bassa Romagna, ma sempre molto vicino al mare, perché appena si va nell'interno, in Romagna, l'olivo non riesce più a andare bene. Però ci sono valli, ci sono fiumi, ci sono, a mano cioè che ci si sposta da delle situazioni platealmente ideali a delle situazioni sempre più problematiche, chiaramente non è che la natura si ferma, ma trova delle vie di colonizzazione che sono le più adatte. Quindi gli olivi possono risalire verso l'Appennino anche dall'Adriatico, lungo i bacini dei fiumi e lungo quelle masse d'acqua dove viene, diremmo, meglio tutelato dagli sbalzi termici. In effetti voi sapete che una pratica orribile che c'è stata è stata quella di esportare gli olivi monumentali nelle ville milanesi, no? Ecco, questo è soprattutto, diremmo, è una pratica che io ho visto in Romagna tante volte. Praticamente queste piante sono condannate, nel senso che non avranno la possibilità, anche per il fatto che c'è sempre poi uno shock da trapianto, quindi non facile per delle piante anziane riuscire a riprendere. Ad ogni modo, nella pianura padana, no, c'è una, come in tutte le condizioni continentali, c'è una diremo costanza delle condizioni invernali o cera, pensate alla nebbia, che non sono favorevoli alla vegetazione dell'olivo, anche per la moltiplicazione dei parassiti fungini. Quindi l'olivo è una pianta che richiede al nord che si faccia rete merceologica, appunto una rete di distribuzione che anche mescoli e arricchisca dove i sapori non sarebbero sufficientemente intensi da attrarre il consumo. C'era qualcuno che mi diceva di recente che l'olio sasso è praticamente un olio
che ricorre a una multimiscela. Quindi indubbiamente c'è un valore tecnico anche nel fare questo, nel senso che bisogna saper comporre gli oli, ma anche poi per la conservazione, per la sedimentazione dei, quindi voglio dire, poter fare un olio da diverse provenienze richiede anche una certa competenza tecnica, però indubbiamente il prodotto naturale di qualità si ottiene dove la pianta riesce a vegetare e nelle condizioni migliori, questo è indubbio. Migliori. Bene, io, ma sinceramente per una questione mia, io vi ascolterei, cioè vengo anche domani, cioè è bellissima questa cosa. Quindi ricordiamo che domani continueranno 9, loro a parlare. Domattina alle 9 presso il Museo Civico di Foggia ci sarà questo convegno sull'olivo. L'olivo, origini tra arte, storia, contemporaneità e scienza, l'olio, l'essenza degli dei. Ci saranno loro, ci saranno tanti altri relatori, ma è aperto a tutti ovviamente, no? È aperto a tutti, quindi curiosi e tecnici. E poi finito il convegno si può sempre visitare la mostra. Assolutamente. E in seno alla mostra del maestro Uccello, appunto il nostro tema verrà sviluppato in occasione di questa opportunità che ci viene data dal maestro Uccello, merita, insomma, Francesco, che ripropone, riproduce quello che la natura ci ha donato, di cui ci ha donato. Certo, mentre attendiamo la sua personale, perché cioè, tu ormai sei costretto a venire qui, sappilo, tu anche sei costretto a venire qui insieme ad Anna Altamura, che non conoscevo, insomma. Quindi siamo quasi 100, più di 100 associati. Appunto, quindi. Quindi ce n'è. Ricordiamo l'appuntamento. Che c'è la mostra. Sì, l'appuntamento è a questa sera, diciamo. Sì, a questa sera. Anche a questa sera. Anche a questa sera. Che c'è questo evento in cui ci sarà arte, teatro, poesia e musica. Sì, in Via Lustro, che è una delle traverse via della 3. Repubblica. La Repubblica vicino all'ex mercato Ginnetto. È facile, insomma. Un euro, sì. Fino al 3 marzo ci sarà la mostra, sì. Cuore d'artista. Invece fino al 4 marzo la mostra di Francesco Uccello. Di Uccello. Le abbiamo dette tutte, Quindi non ci resta che ringraziare. Sì, ringraziamo Angelo Pantaleo dell'Associazione Creo. Grazie. Antonio Dellicarri, scultore, sempre facente associato dell'Associazione Creo. Grazie. Il dottor Marcello Celozzi, agronomo ispettore dell'ASL di Foggia. Grazie. Il professor Claudio Ciccarone della Facoltà di Agraria Università degli Studi di Foggia. Grazie. Il dottor Massimo Lombardi, medico oncologo dell'ASL di Foggia. Grazie, che ci ha detto delle cose veramente molto molto interessanti. Devo dire che anche se ha lunga scadenza, ci fanno tirare un po' un sospiro di sollievo. Noi siamo pugliesi e siamo contenti di esserlo anche per questo. Siamo speranzosi. Io ringrazio Piero Russo. Oh, e io ringrazio Sara Mary Berish, che lunedì subirà un trattamento particolare. Aiuto, ho paura. Ecco, non ve lo possiamo dire, però continuate a seguirci. Certo, perché sarà diversa. Tutto. Ecco, sarà molto diversa. A lunedì, ciao. Pago tutto, pago sempre. Ma poi penso che non ricevo mai. È tutto gratis. I demoni odiano la gratitudine, amano quantità senza che nessuno se ne accorga.